Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ormai sembra ufficiale, il Mavic Mini ha alzato l'asticella, o meglio DJI ha alzato l'asticella del suo Mavic Mini per quanto riguarda i droni sotto i 250 grammi, una cosa che è fuori da ogni realtà. Quando i suoi competitor non riescono a tirare fuori un drone sotto i 250 grammi che abbia un senso di esistere, questi ragazzi stanno per lanciare sul mercato un drone sotto i 250 grammi in grado di andare fino a 10 km in FCC, 6 km in CE, con una camera in 4K, cioè cose fuori da ogni realtà, con un'autonomia di volo di 31 minuti, cioè pazzesco. Io ormai non so più come elogiare DJI, perché dal punto di vista tecnologico è qualcosa di irreale. Il nuovo Mavic Mini sarà così, o meglio il drone sarà più o meno come questo, a parte il nome, che non si chiamerà più Mavic Mini ma si chiamerà solo DJI Mini 2, quindi anche il nome è cambiato, ed è cambiato ovviamente tanta sostanza, perché comunque avrà il controller del Mavic Air 2, cioè questo, avrà l'OcuSync, cioè questa connessione creata di DJI per dare molto più range alla rete wifi creata dal drone con il controller, quindi questo range incredibile su un drone, ragazzi, ultra piccolo, ultra leggero, con tutte diciamo i vantaggi di un drone sotto i 250 grammi, quindi niente patentino, solo l'assicurazione e si vola. Poi magari da gennaio ci sarà il QR code, ma comunque sempre senza patentino. Quindi quello che troveremo nella confezione del nuovo DJI Mini 2 sarà questo. E ragazzi, non lo so, così come ormai ho finito gli aggettivi positivi per quanto riguarda DJI, ho finito anche quelli negativi per i suoi competitor, perché ragazzi, non si può che un produttore di droni come DJI sia arrivato ad un livello nel giro di un anno, perché questo drone è uscito un anno fa, nel giro di un anno ha aumentato o meglio ha alzato l'asticella, l'alzata di tanto, cioè la cosa incredibile ragazzi che l'alzata di tanto, era già alta prima, perché ovviamente già con questo Mavic Mini 1 non c'è stato nessun competitor che si è avvicinato, ma neanche minimamente, e adesso alzando questa asticella in questa maniera, ragazzi, basta, cioè praticamente non c'è competitor in questa categoria, non ne ha già neanche nelle altre categorie, perché anche nelle altre categorie diciamo che non è che ci sia una lista infinita di competitor, ma qua ragazzi è qualcosa di fuori di testa. Ci sarà per questo DJI Mini 2 un aumento di circa 100 euro rispetto al Mavic Mini 1, però ovviamente quello che viene dato è davvero tanta roba, per chi sa di cosa stiamo parlando è davvero una cosa incredibile. Questo nuovo Mini 2 dovrebbe essere lanciato il 5 novembre, quindi manca davvero poco, perché oggi ragazzi ne abbiamo 26, quindi manca davvero pochi giorni, mancano 9 giorni alla presentazione di questo nuovo gioiello, perché è davvero un gioiello tecnologico da parte di DJI. E poi ragazzi, approfitto di questo video per segnalarvi anche una cosa, nel senso che prossimamente vi porterò delle notizie riguardanti un'assistenza online per droni DJI, quindi rimanete sintonizzati, seguitemi qua sul canale, perché sto collaborando con un'azienda per riparare droni DJI in maniera semplice, veloce, senza sbatta. Ragazzi, continuate a seguirmi, perché presto arriveranno tante novità riguardanti questo argomento, quindi se vi capiterà di avere droni incidentati, braccetti rotti, motori bruciati, che ovviamente se il danno l'avete creato voi la garanzia non risponde, quindi seguitemi, perché per i vari Mavic e prodotti DJI arriverà davvero una bella notizia, quindi continuate a seguirmi. Quindi ragazzi, il video finisce qua, era solo un video veloce perché non stavo più nella pelle nel divulgare queste notizie che ormai sono praticamente ufficiali, non sono ancora ufficialissime ma sono molto molto ufficiali. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato le caratteristiche ormai sicure di questo Mini 2 vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto, e se va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, una novità come questa. Ciao!